Gentili telespettatori, a voi tutti la più cordiale buonasera da San Giorgio Ionico. Va in scena 360 gradi Fight Night. Andiamo a vedere questo evento che comprende le selezioni elite ma anche un International Prestige Fighters tra Adrien Blanco e Angelo Mirno. Evento che andiamo a commentare con Fabrizio Spanu, mentre sincronizzazione e assistenza tecnica sono di Mimmo Castaldo. E vediamo subito, Fabrizio, i primi due atleti salire sul ring. Si tratta di Sabino Mansella, soprannominato Pitbull, contro Jacopo Cristini. Ha segnato a caso a questo ragazzo. Dall'altro lato abbiamo comunque Cristini, un atleta di tutto rispetto, diciamo ficcanti. Quindi mi aspetto comunque un match molto molto interessante. È cominciato subito senza fronzoli, Fabrizio, questo match. Non ci sono, come vedete, schermaglie, sono due attaccanti. Cante puro, deciso, ottime combinazioni che va a tirare di braccia e di gambe. Calcia spesso anche sulla gamba arretrata, non si limita a calciare alle spalle. Quindi assolutamente meritata la vittoria per Mansella. Maestro di livello. E come fanno notare infatti anche allenatore quindi della nazionale italiana Muay Thai. Dall'altro lato abbiamo Biagio Tralli, che però è un evergreen degli sport da combattimento, sforna dalle tibie all'avversario. Subito ha fatto sentire Andrulli la potenza. Avete sentito che all'angolo di Andrulli c'è la preoccupazione che l'allievo di Biagio Tralli si fermi. Rosso! Vince Danilo Andrulli. Quindi hanno considerato probabilmente la terza ripresa. Di peso, veramente di peso. La prima non l'hanno assegnata al suo avversario. Ed ecco che sale sul ring. Questo è Chieghini contro Di Maggio. Siamo sempre nella categoria dei 67 kg, quindi una categoria molto interessante. Fabrizio, senz'altro veloce. Potenti. Di Maggio. Quindi Di Maggio passa il turno. Con Diego Voltolin, 18 match disputati, 13 vittorie e 5 sconfitte, mentre Gesmet Halimi di Tirana, quindi albanese, Romania contro Albania. Eccolo proprio qui inquadrato Halimi, di professione tornitore, si allena con la box Madone con Alex Gualandris. 25 match, 18 vittorie e 7 sconfitte. Anche interessante, Andrea, perché ovviamente come sempre due stili a confronto. Gualandris come allenatore maestro, Andrea, sappiamo con che metodiche veramente va a seguire i suoi atleti, è veramente un ottimo tecnico, non lascia nulla al caso. Ma dall'altro lato abbiamo Manolea, comunque altrettanto preciso sulle uscite di gambe. Scambiano fortissimo, Andrea, di braccia e anche di gambe. Un po' largo ora questo front kick, non è andato a segno. Mi è piaciuto di più Halimi in questo secondo round, specialmente perché, Andrea, c'è stata una, a un certo punto della ripresa, una maggiore passività. Angolo rosso. Sì, vince Halimi. Allora andiamo a vedere adesso il successivo. Ha avuto la meglio su Jacopo Cristini contro Danilo Andrulli. Danilo Andrulli che ha battuto Thomas Veggiotti con un verdetto che in realtà, Fabrizio, non ha convinto. Abbiamo visto un Mansella da subito molto determinato e sicuramente più integro, Andrea, rispetto ad Andrulli, che comunque, come abbiamo già detto, ha dovuto faticare per tre riprese, tirar fuori il carattere veramente da fighter nella terza, soprattutto in cui è riuscito. Capacità ci sono, chiaramente atleta giovane, ma ci ha fatto vedere di cosa è capace nella terza ripresa. Se prende cognizione di questi mezzi, si sente la pressione di Mansella, sì, si sente davvero che ora scivola, cresce tanto con questo incontro.
veramente una bella prova a mio parere. Classe 96, quindi è giovanissimo. Attenzione, adesso andiamo a vedere il successivo match, che è tra Alimi Gasmete ed Emmanuel Di Maggio. Di Maggio che ha sconfitto Chighini nel precedente match. È il match che può finire veramente per KO questo, perché Di Maggio sicuramente partirà fortissimo. Alimi non starà certo lì a fare la comparsa, e anzi è molto molto bravo nei colpi di risposta e a prendere il tempo del suo avversario. Molto ben impostato Alimi dal suo maestro Alex Gualandris, ricordiamo Team Box Madone. E Di Maggio con ecco Di Maggio certo qui sarà un po' un... Di Maggio parte subito con due colpi e un calcio non appena vede Alimi a tiro. Più esperti, più smaliziati, che vanno con colpi dritti, può prendere dei colpi d'incontro davvero brutti. Però Di Maggio è sicuramente atleta potente. Di Maggio avanza ed ecco dunque la finale di questo torneo 360 gradi Fight Night a San Giorgio Ionico.